Buonasera, amici del Cammino dei Tre Sentieri, ci incontriamo di nuovo dopo l'estate per un nuovo appuntamento del libro del mese, in cui parleremo di un libro che si divide in tre volumi e si chiama Breve corso di apologetica per giovani studenti contro gli increduli dei giorni nostri e il sottotitolo. Questo è un libro di Monsignor Giuseppe Balerini, che è stato edito all'inizio per la prima volta negli anni 10 del Novecento. Ha avuto più edizioni, adesso una edizione è stata rifatta in uno dei tre volumi dalla casa editrice Radio Spada, così come anche un altro dei due volumi rimanenti è stato da poco edito da loro. E comunque si può trovare anche in PDF. Il Cammino del Sentiero ha scelto di parlare di questo libro perché è un libro che, seppur adesso dico una cosa un po' particolare, non è un libro semplice, è un libro un po' complicato, non complicato, un po' bisogna leggerlo con attenzione per comprendere, per poterli stare dietro, diciamo così. Ma è un libro che è ricco di nozioni, ricco di spiegazioni, ricco proprio di apologetica, come il titolo riporta. È un libro che permette leggendolo, di poter confutare alcune eccezioni sollevate alla fede e poter poi motivare e argomentare queste risposte. Ovviamente la grande lunghezza del libro non mi permetterà di poter far come nelle volte scorse. Molte citazioni e quasi una spiegazione molto approfondita del libro, perché ovviamente non c'è il tempo e non ce ne sarebbe nemmeno il modo, non ci sarebbe nemmeno il modo di farlo. Però cercherò, tramite alcuni piccoli spunti dati, ad esempio, da alcuni spezzoni riportati qua e là, e da se, se, seguendo l'indice, di indicare e far capire di cosa parla questo libro. Innanzitutto, abbiamo detto, quindi sono tre libri alla fine, e tre volumi che parlano: il primo dell'esistenza di Dio di fronte alla scienza e al pensiero moderno, il secondo la religione, e il terzo il cristianesimo. Già il sottotitolo del libro per giovani studenti contro gli increduli dei nostri giorni, anche tenendo conto comunque della data del libro, però comunque rende bene l'idea di quello che è l'intenzione dell'autore. Nella prefazione del primo volume, l'autore dice e scrive che gli apologisti della fede hanno oggi l'ingrato compito di dover difendere l'esistenza stessa di Dio e la divinità di Cristo di mezzo ai popoli civili. Perché la civiltà moderna, che pur deve al cristianesimo quanto essa ha ancora di buono nell'ordine morale e sociale, infatuata dei suoi progressi, non riconosce ormai altra realtà che la natura, né altro Dio che la ragione umana. Quindi è verso questo che si rivolge l'argomentazione contraria, no? Il problema metafisico, continua l'autore, si connette intimamente con il problema ideologico. Dice: chi non riconosce la ragione, il diritto di affermare l'aldilà di fenomeno, del fenomeno, quindi l'aldilà, ma solo qui ed ora, la vita terrena, disconosce con ciò tutto l'ordine metafisico. È un libro che permette davvero di potersi creare anche delle definizioni di alcuni argomenti. È chiaro che è un libro che deve essere letto più volte, forse, ma non è possibile farlo, ovviamente, per la sua lunghezza, e quindi deve essere sfruttato quasi come una enciclopedia che si prende per argomenti. Dice ad esempio anche nella prefazione l'autore che il soggettivismo, e questa è una situazione di soggettivismo più assoluto, ossia spinto alle sue ultime conseguenze, per le quali si vuole dedurre tutto dal soggetto conoscente senza che nulla esso prenda dall'esterno. E qui la dottrina dell'immanenza. E insomma, l'uomo che vuole mettersi scioccamente al posto di Dio è quel che noi vediamo ormai da
molto tempo accadere nel mondo. È un po' è l'antropocentrismo che c'è nel mondo. In pratica parte, questo è il libro Esistenza di Dio, e parte dalla negazione di Dio nei giorni nostri, quindi ci spiega il pensiero moderno, ci spiega come si prospetta oggi il problema dell'esistenza di Dio, quindi si deve proprio, parte proprio dalla base dei vari argomenti e ci spiega tutte le varie sfaccettature, in cosa consiste l'antagonismo. Ci spiega anche le varie sono fondamentali del poi va nel campo scientifico dove ci parla ad esempio della gloria dell'Evo moderno, dove dice che come la filosofia scolastica fu la gloria del Medioevo, così le scienze fisico-naturali sono la gloria dell'Evo moderno, fa capire no, il contrasto. Ovviamente apro una parentesi, chiedo venia nel mio non guardare in camera, ma perché leggerò spesso dai testi. Parla di, quindi di questa gloria dell'epoca moderna, ma ci parla anche poi appunto del materialismo, del positivismo, dell'agnosticismo, del fenomenismo, quindi ci spiega proprio le varie correnti. E quindi per il materialismo ci dice Dio non esiste, non è né trascendente né immanente, né comunque una realtà che si possa dire inconoscibile. Esso non esiste in nessun modo. Che esiste la materia è solamente la materia. Il solo mezzo, difatti, che noi abbiamo per constatare la verità o realtà delle cose, dicono i materialisti, è quello dell'esperienza e il metodo scientifico sperimentale. È qualcosa che sentiamo spesso. Poi c'è il positivismo, che l'autore scrive: tutto il nostro sapere è. Riguardo al positivismo, che tutto il nostro sapere è unicamente relativo al mondo dei fatti o fenomeni, ed a questi soli noi dobbiamo unicamente fermarci. Dunque, agnosticismo rispetto all'aldilà e fenomenismo rispetto all'aldiquà, dice l'autore. Ci parla dell'agnosticismo, ci parla poi del fenomenismo, così ci spiega poi anche nel campo filosofico, quindi va anche qui, parte dalla spiegazione della differenza fra l'antica e la nuova filosofia, ci fa proprio vedere passo passo con comunque paragrafi che non sono lunghissimi e quindi facilitano la lettura e anche insomma, dà tempo anche di potersi leggere un intero capitolo, non solo i paragrafi, perché non sono lunghissimi, però sono pur non lunghi e esaustivi nel farci capire quindi proprio tutti i vari punti della questione. Ci parla del cartesianesimo, lui lo chiama il cartesianesimo, dove dice matematico, scienziato inglese, Insigne, fu Cartesio, però ci dice che le sue dottrine, come dal vaso di Pandora, uscirono sì tutti gli errori e tutte le che la inquinano. Il criticismo, poi l'idealismo, poi ci parla dell'immanenza, molto interessante questa parte sull'immanenza, perché ci fa capire cosa si intende per immanenza, per questo concetto che spesso sentiamo ripetere quando parliamo di cose apologetiche, ci dice che l'immanenza è la logica conclusione a cui doveva condurre il pensiero cartesiano nel suo logico sviluppo attraverso l'opera di Kant, di Fichte, di Schelling, di Hegel e dei più recenti idealisti. E questi sono pure i capisaldi di quello stesso mosaico, scrive Monsignor Ballerini, di quello stesso mosaico che va sotto il nome di idealisti. Che va sotto il nome, scusate, di modernismo, giustamente definito dall'enciclica Fascendi come la sintesi di tutte le eresie. Lo rileggo, e questi sono pure i caposaldi di quello strano mosaico che va sotto il nome di modernismo, giustamente definito dall'enciclica Fascendi la sintesi di tutte le eresie. Ce lo spiega come metodo e come dottrina, ci spiega perché non si deve confondere, anche questo per esempio è molto interessante, non si deve confondere l'immanenza con l'intima presenza di Dio a noi e a tutte le cose. Immanente è una cosa, intima presenza di Dio in noi e a tutte le cose è un'altra. E lui lo spiega così, dice, quando noi diciamo che Dio è l'essere trascendente, non intendiamo dire che egli non sia intimamente presente a noi stessi e a tutte le cose. Come creatore, Dio necessariamente è presente a tutti in quanto causa dell'essere. Ed è
In questo senso, appunto, che San Paolo disse in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E poi chiarisce, con la parola trascendente vogliamo dire soltanto che l'essere divino non si identifica in nessun modo con l'essere del mondo e delle singole cose che esse esistenti, non si identifica in nessun modo con l'essere del mondo e delle singole cose in esso esistenti, ma che è da essere realmente distinto ed essere superiore, benché intimamente presente a tutte e a ciascuna. È chiaro che chiarendo questo concetto, lui fa capire anche il contrario concetto di immanenza, fa capire anche molte cose sottintese. Ci parla del problema della conoscenza nell'ordine di Dio, stiamo parlando dell'esistenza di Dio, e quindi ci parla di tutta una serie di elementi contestabili, tutta una serie di basi, di elementi base da cui può partire anche il cattolico, come anche chi nega l'esistenza di Dio, ma poi vederli in un'altra ottica. Ci parla della base oggettiva di Dio, cioè ci dice che la base dell'esistenza reale di Dio è oggettiva, e quindi anche qui va contro il positivismo. Poi parla della relatività delle nostre conoscenze, contro il criticismo, contro il moderno idealismo, eccetera. Ci parla del principio della causalità dell'esistenza di Dio. Ci parla quindi di quelli che negano, quindi negano ogni valore, di quelli che ne restringono il valore al solo ordine fenomenico, di quelli che lo fanno valere sino a concludere per una causa prima ma immanente e non trascendente, eccetera. È un eccepire, quindi un difendere alcune verità della fede, come l'esistenza di Dio in questo caso, in maniera sistematica e puntuale e attenta verso ogni argomento che veniva usato a dimostrare contro l'esistenza di Dio. Lo fa anche con cose particolari, perché va spesso a volte a prendere in considerazione alcune argomentazioni di singole persone che hanno fatto queste eccezioni all'esistenza di Dio. Poi ci parla, ad esempio, del comune presupposto degli increduli, e poi ci parla dell'essere che diviene. Che suppone l'essere, poi ci porta a parlare dell'essere potenziale e dell'essere attuale. Essere potenziale e essere attuale sono concetti molto complicati a volte, che vengono spiegati in maniera anche abbastanza semplice e sono fondamentali per capire, per avere la base di altre conoscenze. Non c'è nessun colpo di grazia, dice nel titolo di un paragrafo contro la dottrina aristotelico-scolastica dell'atto della potenza. Si parla del divenire, ci parla della realtà dinamica, cioè fa tutta una serie di argomentazioni che sono talmente capillari, che talmente dentro quel che lui vuole dire, e dentro anche gli argomenti degli altri opposti, che permette davvero di uscire dalla lettura di ogni singolo capitolo con una comprensione molto buona di quello che è l'argomento. Diciamo che l'esistenza di Dio è chiara come concetto. Lui sta dimostrando in maniera generale quelle che sono le argomentazioni. Lui dice la base oggettiva per dimostrare che l'esistenza di Dio anche non quindi dalla rivelazione, ma soltanto con la natura, ad esempio. In questo libro c'è un appendice che è altrettanto importante, cade all'occhio, perché in difesa della provvidenza divina. I due dogmi che si connettono, la provvidenza divina nel mondo fisico, la provvidenza divina nel mondo morale, la provvidenza divina nell'ordine soprannaturale. Ci parla delle conclusioni dei pessimisti verso la provvidenza divina, è quello che noi dobbiamo rispondere. Ci parla dei mali e delle loro cause, cioè non si sofferma solo su quello
quello aspetto iniziale di cui vi ho parlato, ma va anche poi sull'aspetto spirituale. L'altro libro è un libro che abbiamo detto, l'altro tomo parla della religione, e sempre andando a guardare sull'indice per poter dare una infarinatura generale di quello che è l'argomento trattato dal libro, lui ci parla dello stato della questione sulla religione, quindi fa una panoramica generale, che significa che parlerà di come sorge l'idea religiosa nell'uomo, parte proprio dall'inizio, parte proprio dalle basi, ci parla di come avrebbe potuto farla sorgere Dio, questa idea religiosa, di quale religione cominciò ad esistere fin dal principio dell'umanità, degli errori moderni, quindi arrivo a parlare degli errori moderni sulla storia e sulle scienze delle religioni, la tarda difesa dei nostri apologisti, quello che intendiamo dimostrare. Quindi è molto utile questo libro, perché non solo ci spiega come magari controbattere alla singola argomentazione, no? Perché si potrebbe semplicemente dire all'argomentazione del materialismo si risponde così e ci si dà uno schema. Lui non fa solo questo, non sono i ballerini, fa un'opera che, seppur chiamata breve, diventa molto importante a livello di quantità, diventando importante anche a livello di qualità, perché lui in pratica ci dà di ogni argomento non un'infarinatura, ma le basi, e partendo proprio dall'inizio e spiegando ogni singola cosa, per cui ovviamente usciamo, ripeto ancora una volta, dal singolo capitolo che leggiamo, leggendo i vari paragrafi che sono non lunghi, con qualcosa di più di un'infarinatura. Quindi parte da quello che abbiamo detto, poi per arrivare a parlare del fatto religioso, in cosa consiste, la sua universalità, le note caratteristiche, ci parla poi di come spiegano questa cosa gli increduli, perché applica proprio il carattere tipico dell'apologeta, cioè lui spiega in maniera anche molto precisa e chiara quella che è l'argomentazione degli increduli, come lui scrive, per poi confutarla e cepire le argomentazioni necessarie per spiegare poi il suo argomento. Questo cosa permette? Permette di avere una visione ben chiara della questione, perché non si conosce soltanto la risposta da dare, si conosce anche quello a cui si risponde. E quindi ci parla come lo spiegano, come l'incredulo spiegano il fatto religioso, e quindi quale origine gli assegnano, e varie cose interessantissime, che cosa avviene nel periodo teologico, come svanisce l'idea del soprannaturale, perché la religione dovette cominciare dal feticismo, e tutta una serie di cose che arrivano fino alle conclusioni sulla valutazione del fenomeno religioso. Capite che anche semplicemente la lettura di questo paragrafo arricchisce moltissimo chi lo legge, passa alla spiegazione quindi di quello che è il modo di intendere il fatto religioso da parte dei modernisti, importantissimo perché per l'attualità che viviamo è importantissimo conoscerlo. Ci parla dei loro capisaldi, ci spiega le nuove basi della fede, ci spiega la religione cristiana, ci parla della Chiesa di Roma, come ci parla del soprannaturale, fa capire le differenze e quel che deve essere eccepito. Il falso metodo dei tradizionalisti nella presente questione, cioè in pratica fa anche una, a volte, critica costruttiva, e poi entra sempre più nella questione della religione, andando a parlare anche della Bibbia, che non appoggia in nessun modo, ad esempio, per spiegare perché dico che molto spesso entra anche in questioni molto particolari, la Bibbia non appoggia in nessun modo l'ipotesi dell'animismo primitivo, la prima forma religiosa dell'umanità, ci spiega che non fu l'enoteismo ma il monoteismo, eccetera. La prima religione
prima di aree religiose furono rivelate o acquisite. E quindi qui ci parla della questione più fondamentale, dei fatti delle tradizioni, ci parla delle fonti comuni. Voi capite che il motivo per cui io ho esordito dicendo che non posso fare molte citazioni, perché per fare delle citazioni mi dovrei fermare a una singola parte di uno dei tre libri e non potrei far capire l'argomento degli altri due. Adesso invece, leggendo, parlando di quelli che sono i titoli delle varie parti di questi libri, si capisce in maniera un po' più veloce quello che ci parla della falsità del materialismo storico, ci parla della falsità della legge storica dei tre stati comtiani, eccetera. Ci parla della natura della religione, fino ad arrivare al culto divino e a spiegarci che una sola è la vera religione. Ci spiega perché questa cosa. È falso che le diverse religioni non siano che diverse forme sotto le quali si adora lo stesso Dio. Come va intesa l'unità della religione? Cioè, tutte questioni che sono anche molto attuali, non sono cose che a volte capita che qualcuno mi dica, va bene, questi sono argomenti che servono oggi, cioè sapere cosa si intende per fatto religioso o sapere come va intesa, non lo so, l'unità di religione, ma non è così perché sono tutte quelle basi che ci permettono di comprendere appieno quello che viene dopo, senza il quale noi non riusciremmo a dare una visione all'attualità che viviamo. Poi lui, quindi questo è il libro sulla religione, è molto completo perché la religione è doverosa e necessaria a tutti, ci spiega l'obbligo di indagare quale sia la vera religione, ci fa una parola anche sul liberalismo, eccetera. Quindi è un libro, anche questo, il secondo, molto completo e che, se letto, permette veramente una conoscenza d'insieme è molto vasta. E così come vale lo stesso discorso per il terzo, che è il cristianesimo. Il cristianesimo che è, diciamo, la parte finale, ma è comunque una parte che deve essere letta attentamente anch'essa, perché anch'essa ci dà delle spiegazioni e degli spunti molto interessanti. Si possono trovare davvero degli spunti importanti per rispondere a volte a chi ci interroga, a chi discute con noi su queste questioni, o può essere utile anche per aiutare qualcuno che ci pone una domanda. Per rispondermi, in questo caso, ad esempio, dare uno sguardo generale al cristianesimo può sembrare una cosa superflua, ma non lo è, perché se non capiamo da dove è la storia del cristianesimo, non riusciamo a capire molte cose. E così fa lo stesso metodo, usa lo stesso metodo, cioè le ragioni degli increduli, per poi, dopo, alla seconda parte di questo libro, questo volume, eccepirle, no? E quindi ci spiega perché loro distinguono il Cristo dalla fede, dal Cristo della storia, ci spiega perché negano ogni elemento soprannaturale nell'Antico Testamento e perché negano il Cristo Dio anche nel Nuovo Testamento, eccetera, per poi arrivare alla nostra risposta. Si chiama proprio così questo capitolo, la nostra risposta, per poi ricominciare con parlare di coloro che parlano del Cristo mito, o quelli di coloro che parlano di Cristo puro uomo, eccetera. Ci parla poi della rivelazione divina, è una cosa molto importante, molto bella, perché ci parla, non ci dà solo la definizione di rivelazione divina, ci parla dei deisti e dei modernisti, ci parla della possibilità della rivelazione, cioè che è possibile, verosimile e anche conveniente, e certezza che possiamo averne. Ci spiega quindi, appunto, che non c'è nessuna sconvenienza da parte di Dio e nessuna abdicazione da parte dell'uomo. Ci parla dei misteri, ci spiega dove si trova la rivelazione. È un po' una sorta di catechismo, se vogliamo. Ci parla di miracoli, ci parla delle profezie, quindi ci spiega anche le varie differenze fra miracolo, prodigio, le varie profezie. Delle profezie, per esempio, ci parla della definizione, ma ci parla anche della possibilità che ci possano essere delle profezie. Poi ci parla dei requisiti per accertare l'esistenza di una profezia, ci parla del valore dimostrativo delle profezie.
ci parla, quindi ci dice quando e per chi valgono le profezie, e ci dice se sia vero che tutte queste, che presso tutte le religioni esistono miracoli e profezie. Cioè, voi capite che se io voglio approfondire questo argomento, prendo questo libro e mi leggo questo capitolo, esco da qui, da questa lettura, con una conoscenza comunque completa, comunque essenzialmente completa. Ci parla del valore storico dei documenti a cui la religione si appoggia, ci parla della promessa messianica partendo dal protovangelo, ci parla poi di tutto quello che è il cristianesimo e di tutto quello che è la conoscenza della nostra fede, della nostra dottrina. E quindi è un'opera davvero, davvero molto, molto completa. Io mi scuso se, a differenza di altre volte, non sono entrato troppo nello specifico per cercare di far leggere un po', ascoltando me, se così si può dire, il libro di cui sto parlando, perché, ripeto, è talmente vasto che solo con la lettura dei titoli di piccoli commenti, dei titoli dei paragrafi di piccoli commenti, io potevo dare un'idea di quello che è l'argomento del libro, dei tre volumi. Allora, io alla fine di ogni mio intervento cerco di spiegare perché, a mio modo di vedere, quel libro che sto presentando è utile perché è da leggere, perché Cammino dei Tre Sentieri ha fatto questa scelta oggi. E come sempre riporto quelle che sono quella che è la mia esperienza, perché ovviamente da lì devo partire, no? Cioè, vi posso dire quello che è successo a me leggendo questo libro, leggendo questi volumi, questa breve opera di Monsignor Ballerini. Io ho scoperto che, mi sono accorto che, oltre ad avere una ovvia, ovviamente, una conoscenza molto più approfondita delle questioni, una capacità di risposta e quindi apologetica molto più forte, perché penso sia oggettivo che nel leggersi tre volumi che parlano dell'esistenza di Dio in maniera così approfondita, della religione in maniera così approfondita e specifica, del cristianesimo in maniera così chiara e così un'altra volta approfondita, è chiaro che io esco con una maggiore conoscenza delle questioni. Ma sono uscito da questa lettura anche con la, almeno mi sembra, la maggior capacità di argomentare, la maggior capacità di fare quindi apologetica, cioè di essere in grado di rispondere a delle questioni poste senza dovermi arrovellare in discorsi complicati, ma con la semplicità di alcuni argomenti che diventano efficacissimi. La semplicità è molto efficace e quindi è utile leggere questo libro, perché ci dà conoscenza, ma ci dà anche capacità dialettica e velocità di risposta, perché leggendolo viene un po' come se si accendesse un file al momento di una domanda o al momento di una discussione, e che si ricorda, che ci ricordiamo quella risposta o quella frase, e ci permette di argomentare bene. L'efficacia del libro sta nel fatto che, seppur complicato a volte, seppur non semplice da leggere certe volte, forse perché anche un libro del 1900, alcuni modi di scrivere, no, sono un po' diversi da quelli di oggi, è efficace perché, nonostante tutto, è chiaro, fa capire bene quello che dice, fa capire bene quello che vuole passare al lettore. È efficace perché quando si esce dalla lettura di questo libro si capisce, si è capito. Io ovviamente avevo degli argomenti che non masticavo bene, che non comprendevo bene, o non dovevo approfondire, dovevo chiarire. Sono uscito dalla lettura di questo libro usandolo come enciclopedia, quindi andando a prendere espressamente quel punto dove si parlava di quell'argomento, e sono uscito da quella lettura con la idea più chiara, nonostante a volte la complessità di alcuni passaggi che ho letto.
Quindi io cerco di, insomma, vorrei finire qui perché cerco di mantenermi sempre in tempo stretto per poter, per non annoiare voi che ci seguite. Però vi consiglio caldamente la lettura di questi tre volumi, ovviamente con il metodo magari dell'enciclopedia, perché è chiaro che leggere un'opera così corposa è un tempo che, insomma, non tutti hanno, non molti hanno, però di leggerlo e di usarlo come enciclopedia, quindi proprio come metodo, mi viene un dubbio, vado a leggere quell'argomento sull'opera di Monsignor Ballerini insieme a tutti gli altri testi ovviamente che noi conosciamo, mi viene fatta una domanda, me lo rileggo per poter rispondere a quell'argomento, eccetera. Il mio consiglio è questo. Io spero di essere stato poco noioso e abbastanza chiaro nell'invogliarvi alla lettura di questo libro. Vi ricordo, quindi, il titolo è quello, è Breve corso di apologetica di Monsignor Ballerini, sottotitolo Per giovani studenti contro l'incredulità dei giorni nostri, che potete trovare in due volumi già editi da Radio Spada e anche su internet in PDF, credo. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento del Cammino dei Tre Sentieri e l'incontro del Raduno Nazionale il primo mercoledì del mese con il professor Corrado Mierre, e vi auguro una buona serata e ringrazio tutti di essere stati con noi.